Buongiorno a tutti da Barbara e benvenuti sul mio canale Chetogenico. Oggi indosso questo vestito un po' strano che spero che vi piaccia, perché la ricetta che andremo a preparare è ispirata alla festa che ci sarà la settimana prossima, cioè Halloween. Andiamo a preparare qualcosa di sfizioso, ispirato proprio a questo periodo così spaventoso e divertente dell'anno. Andiamo insieme in cucina! Oggi prepareremo un dalgona chocolate. Vi ricordate il dalgona coffee che ho preparato un po' di tempo fa? Vi metterò il link qua sopra, qua sotto nella descrizione e alla fine del video. È stato un successo, ma questa bibita è forse ancora più buona e piacerà anche ai vostri bimbi. Per prepararla avrete bisogno di latte di mandorla non zuccherato, 2 cucchiai d'acqua, 2 cucchiai di cacao amaro, anche quello non zuccherato, del dolcificante, vi consiglio 3 cucchiaini di eritritolo, ma ognuno ha i suoi gusti, poi dell'estratto di vaniglia, un po' di panna liquida fresca e della cannella in polvere. Iniziamo mischiando il nostro dolcificante con il cacao amaro e con l'acqua. Vi consiglio di non utilizzare il mini pimer ma di farlo a mano, altrimenti la vostra cucina verrà ricoperta di polvere di cacao. Vi può aiutare anche un pochino l'estratto di vaniglia perché è sempre liquido e quello che dobbiamo fare assolutamente è bagnare tutto il cacao. Ma la cosa che sarà più utile è la panna liquida, infatti renderà tutto più cremoso. Questa è la panna fresca che trovate in tutti i supermercati, nei frigoriferi, solitamente vicino al burro oppure vicino al latte fresco, e la riconoscerete perché ha tra un 35 e un 40% di grassi, quindi è un ingrediente super chetogenico e, come sapete bene, anche buonissimo. Un'altra proprietà molto importante della panna è che si può montare, rendendo il nostro dalgona di cioccolato più soffice e leggero, quindi ancora più buono. Adesso è perciò il momento di tirare fuori il mini pimer. Ho provato una volta a montare la panna a mano e vi assicuro che è difficilissimo. Ho dovuto chiedere aiuto anche a mio figlio, che ha delle belle braccia forti. E guardate che meraviglia! Questo mix al cioccolato potrebbe già essere messo in frigorifero e servito come gelato chetogenico. Ma noi continueremo a preparare il nostro dalgona. Ma parlando appunto del cioccolato, ci tengo a precisare che il cacao oggi potrebbe essere un ingrediente problematico perché potrebbe contenere troppi carboidrati, ma noi ci ricordiamo sempre di leggere le etichette e di comprare il prodotto che ne ha meno. Infatti il mio cacao amaro non zuccherato ne contiene il 12,4%, che è un valore veramente basso. Come avrete già notato, c'è un problema tecnico, ma io registro i miei video da sola con il telefonino e non sono una youtuber professionista, ma ci tenevo a non perdere il nostro appuntamento del venerdì perché mi rende veramente felice. Siete tutti gentilissimi, spero che perdoniate questa defiance, però la ricetta vi assicuro che è veramente buona e vale la pena provarla. Quello che dovrete fare adesso è semplicemente aggiungere nel bicchiere un pochino di latte di mandorla. Io l'ho comprato perché prepararlo è un po' laborioso e non avevo tempo, ma vi consiglio di seguire il canale di Chiara e Luca, che sono una coppia simpaticissima. Loro hanno preparato il latte di mandorla in casa e vedrete che anche gli altri video sono veramente carini, quindi ve li consiglio di cuore. Metterò il link al loro canale sia qua sopra che qua sotto nella descrizione. Ma adesso la nostra ricetta, quindi latte di mandorla, poi il nostro mix sopra, e vi consiglio, vista la stagione e visto che stiamo festeggiando Halloween, di aggiungere un pochino di cannella in polvere sopra il dalgona chocolate.
io mi sono goduta questa delizia insieme ai tartufi al tiramisù ricoperti sempre di cannella. Se avete perso quella ricetta, la troverete qua sopra, nella descrizione qua sotto e alla fine del video. Spero che la semplice ricetta di oggi vi sia piaciuta e che vi iscriviate al mio canale, così ci vedremo qua ogni venerdì alle 2 di pomeriggio con un video chetogenico in italiano, ma anche il lunedì con lo stesso video in inglese e il mercoledì in spagnolo. Mi raccomando, divertitevi e passate un Halloween da paura! Il mio primo consiglio per un Halloween chetogenico è di comprare dei tovagliolini e dei piatti di carta che ricordino quella ricorrenza, così anche dei cavolini di Bruxelles, degli affettati o le semplicissime uova strapazzate diventeranno dei piatti spaventosi. Un po' di fantasia nel preparare i vostri soliti piatti e il salmone si trasformerà in tanti piccoli fantasmini e la frittata si trasformerà in facce orrende. Anche le mozzarelle sono un ingrediente molto versatile e non avendo bisogno di cottura potrete prepararle per Halloween con l'aiuto dei vostri bambini e vedrete che vi divertirete. Lo so perché mia figlia ha iniziato a mangiare così a 10 anni e cucinare insieme è sempre stato un bel divertimento e un modo per rendere piacevole questo tipo di alimentazione. Se vorrete altre idee, vi invito a guardare il mio account Instagram perché sto facendo 3 settimane di piatti quotidiani ispirati a questo periodo dell'anno così orrendo, spaventoso e terribile, però sempre super divertente. Quindi mi raccomando, seguitemi anche su Instagram.